Carlo Marino, eccolo qui. Grazie sindaco per la sua presenza. Sempre è importante mettere insieme quella che è la proposta della legalità, del rispetto delle regole, del senso civico, dello stare insieme attraverso una comunità che vuole costruire un percorso di legalità con le scuole, con i licei, con il mondo delle istituzioni, con il mondo di chi tutti i giorni fa una battaglia perché il rispetto delle regole, della legalità e le battaglie contro la criminalità diventino un modello sociale. Un'iniziativa molto importante che si svolge oggi, a me fa molto piacere come rappresentante delle forze di polizia, della DIA che è un ufficio in interforze, essere in mezzo ai ragazzi. Si celebra oggi l'anniversario di un duplice omicidio, le cui vittime sono due poliziotti. In un periodo 30 anni fa molto brutto, molto pesante, in cui era difficile dialogare con i ragazzi, c'era più isolamento, c'era una situazione di guerra tra bande criminali, una camorra imperversante. Oggi la situazione è molto diversa, ovviamente non abbiamo vinto ancora nulla, insomma la strada, il percorso è ancora molto lungo, però già una manifestazione di questo tipo in cui forze di polizia, istituzioni e ragazzi e studenti stanno insieme e si confrontano sul modo di vivere la legalità è sicuramente un fatto di straordinaria importanza. L'incontro di oggi è importante perché è uno dei modi attraverso i quali i giovani vengono in contatto con quelle che sono le problematiche concrete della società e l'importanza della legalità. La studiano a scuola, la vedono poi sulla pelle vera delle persone, sul passato, su alcune storie accadute e forse vedono anche il modo attraverso il quale è cambiata questa realtà, che certamente è migliorata molto anche grazie all'importante lavoro fatto dagli operatori del mondo della scuola, tra cui la preside dell'Istituto Manzoni. Una giornata che noi abbiamo voluto dedicare ad autore e del giudice, che sono due vittime della criminalità, in questo primo memorial che l'Associazione Etica Futuro ha chiesto al Liceo Manzoni di ospitare. Noi abbiamo risposto con un sì entusiastico, perché sostanzialmente rappresenta poi un punto altissimo del percorso che è un laboratorio permanente che noi dedichiamo ai temi della legalità e della cittadinanza attiva, perché ai ragazzi e alle ragazze resti la memoria di quanto è successo e soprattutto l'idea che lo Stato, la norma, il diritto rappresentino un fil rouge costante nelle loro vite che non devono abbandonare mai. E naturalmente la scuola deve farlo con i codici dei giovani, quindi abbiamo acconsentito a che questa giornata fosse così come l'associazione ha voluto, dedicata ai giovani attraverso un testimonial di eccezione, autori, una conduzione brillante, un concorso dedicato, perché i ragazzi e le ragazze si sono assolutamente impegnati a decrittare il codice, questo accadimento drammatico, attraverso il linguaggio grafico pittorico, il linguaggio video e elaborati. Questa mattina ci sarà un premio che i nostri ragazzi riceveranno e ci saranno testimonianze degli uomini alti delle istituzioni, l'apertura dei lavori al sindaco di Caserta Carlo Marino, che ha concesso il patrocinio dell'amministrazione comunale a questa mattinata, che rappresenta poi il primo memorial, altri ce ne saranno, perché noi riteniamo che ai ragazzi e alle ragazze debba essere dato il senso del risveglio delle coscienze, una cultura che interpreti i tempi non può lasciare indifferente. Salve, accomodiamoci, lo dico a tutti quelli che ancora devono appunto farlo, accomodiamoci tutti, stiamo per cominciare questa bella mattinata all'insegna della legalità. Grazie. Silvio, Marco, Gabriello, eccolo qui, ben arrivato, grazie per essere qui. Allora, buongiorno a tutti, grazie alla presa e grazie a tutti gli organizzatori. Adesso di poco siamo essere vittime noi tutti i giorni, vittime dei bulli, la vostra età, vittime del parcheggiatore abusivo, vittima dell'amministrazione comunale che
mettere strisce blu dove non le dovrebbe mettere, vittime di chi non ci fornisce la decorazione, vittime di chi non ci fa avere le strade che dovrebbero funzionare rispetto a quelli che sono i servizi che paghiamo con le nostre tasse, vittime di chi non paga le tasse e che non ci consente di avere tutta una serie di servizi. Allora non dobbiamo essere più vittime di nessuna criminalità, né della camorra, né di quella comune, né della pubblica amministrazione. E questo si fa se siamo coscienza dei nostri diritti,